Ora ti svelo perché puoi avere la lingua seghettata, ovvero quei segni che ci sono lateralmente alla lingua. Ecco a te un altro video che parla di lingua. Di sicuro la lingua è un elemento molto importante all'interno della nostra bocca. Prende parte fin dalla tenera età nella formazione del cranio, nel corso degli anni poi può gestire sia l'equilibrio nella stazione eretta, il linguaggio, la deglutizione, e la sua capacità di formazione all'interno del cavo orale permette di coprire quasi completamente lo spazio intrabucale, ma spesso in alcuni casi possiamo vedere che la forma della lingua è leggermente seghettata ai lati. Che cosa vuol dire? Ebbene, sono i denti che impattano lateralmente e a bocca chiusa la lingua deve occupare tutto lo spazio della bocca. Se ho la lingua o una gestione della lingua problematica, spesso posso trovarmi la lingua seghettata. O addirittura, se mi dovesse mancare un dente, a quel punto lo spazio che il dente viene a mancare, la lingua si va a piantare direttamente lì per coprire totalmente lo spazio. Quindi abbiamo visto che ci sono tante declinazioni nel video che vi ho proposto la settimana scorsa e che questo comunque sia può andare a modificare quelle che possono essere le tensioni sulle fasce muscolari. Addirittura nel bambino noi abbiamo una situazione completamente differente, ovvero la testa del bambino rimane dritta quando incomincia ad avere 3-4 mesi, semplicemente perché lui decide, o meglio la lingua decide, di stare direttamente sullo spot linguale. Che cosa vuol dire questo? Che a un certo punto, se il bambino posiziona la lingua dietro la zona degli incisivi che si chiama spot linguale, a quel punto mantiene la testa in equilibrio. Questo che cosa serve? Serve fondamentalmente a gestire quella che può essere l'equilibrio in sé. Per di più, a ogni deglutizione che nell'essere umano adulto normalmente si avvicina intorno ai 2500-3000 volte al giorno, la spinta che viene data dalla lingua verso il palato è di circa 5 kg. Questi 5 kg, che non sono pochi, cos'è che fanno? Permettono la formazione nel bambino, nell'età da 0 a 1 anno, nella formazione della volta cranica, quindi l'espansione del cranio. Infatti il bambino, arrivato all'anno, bene o male, ha una forma della testa che equivale più o meno a quella che potrebbe avere da adulto. Pochi centimetri poi dopo per migliorare e cambiare la morfologia del viso. Ma questo, ritorniamo un attimino al nostro bambino, cosa fa? Spinge continuamente per la crescita e l'espansione del cranio. Se questa lingua viene alterato il suo movimento, quindi della lingua stessa, a causa di una deglutizione alterata, a causa dell'utilizzo del ciuccio o a causa di altre problematiche, che cosa avviene? Avviene che si va a espandere o si va a posizionare in zone che non sono fondamentalmente quelle deputate al posizionamento della lingua stessa. Questo che cosa determina? Determina fondamentalmente delle tensioni a livello cervicale, che sì, possono arrivare anche sul bambino in età comunque sia prescolare. Quindi è importante andare ad analizzare la posizione della lingua, oltre che tutto quello che riguarda la parte della dentatura del bambino, quindi della formazione dei denti del bambino, in quanto la lingua potrebbe spingere i denti incisivi soprattutto più avanti, potrebbe creare un palato più piatto, quindi che non si allarga nella giusta maniera, o ovalizzato, e quindi creare un palato più stretto. A quel punto spesso molti bambini, oggi come oggi, cosa fanno? Vanno dal dentista, il dentista gli propone un espansore palatale. Questo espansore palatale, che una volta non si usava più di tanto, adesso è in uso in maniera continua. Ci sono poi vari tipi di espansori palatali, più o meno intensi come spinta, e però questo è determinato dalla decisione di utilizzo che viene data direttamente dal gnatologo, dall'ognatologo, dal dentista stesso. Ma torniamo un attimino alla spinta della nostra lingua. Spingendo verso l'alto, ogni volta, 2500 abbiamo detto, 3000 volte al giorno, che cosa succede? Succede questo, ovvero andiamo a spingere, andiamo a creare una sorta di spinta che mi crea un drenaggio a livello cranico. Che cosa vuol dire? All'interno del nostro cranio ci sono delle strutture membranose che si chiamano falci e tentorio del cervello, che dividono gli emisferi cerebrali in due parti e poi dividono la parte alta del cervello con la parte bassa del cervelletto. In questa zona c'è un forte sistema di drenaggio del cranio stesso, ovvero la parte arteriosa passa dal collo, sale su
riempie di sangue il cervello per le sue funzioni e poi questo sangue dovrà uscire. E che cosa succede? Se ci sono delle tensioni oppure la lingua non ha una deglutizione corretta, la persona che ha una deglutizione atipica potrebbe avere anche delle cause di mal di testa, cefalee, problematiche occlusali, problematiche di gestione della bocca, quindi tensione a livello mandibolare. E questo che cosa crea poi? Tensioni a livello cervicale. Nella mia pratica di norma vado subito ad analizzare la posizione della lingua, oltre che a come chiude la bocca, in quanto spessissimi pazienti arrivano da me con una problematica di natura cervicale e questa problematica di natura cervicale non è relativa alla cervicale stessa. Nel video che vi ho proposto per esercizi per il torcicollo e poi ho fatto vedere degli esercizi per liberare la cervicale tramite la lingua, appunto sono utili per questo motivo, ovvero se noi andiamo a togliere le tensioni alla lingua, che cosa succede? Automaticamente la zona cervicale ha una reazione e quindi le tensioni cervicali vengono a diminuire. E questo che cosa ci serve? Ci serve per creare un piccolo autotrattamento, un piccolo autoaiuto che vi lascio tranquillamente, in modo tale che possiate fare un lavoro fatto come si deve. Funziona? Sì, alla stragrande funziona. Funziona molto bene e dà degli ottimi risultati. Ovvio, deve essere fatto in maniera continuativa per un po' di tempo. Che cosa vuol dire un po' di tempo? Dipende dal paziente e da quali sono le sue problematiche. In quanto io lavoro manualmente sul paziente, ma quando non ci sono degli esercizi che vengono dati dal professionista da fare homemade a casa, non si ha lo stesso identico effetto. Quindi è importante fare esercizi a casa? Assolutamente sì. A proposito di questo, andiamo a vedere anche che la dinamicità appunto della lingua all'interno della bocca ci permette di creare delle problematiche che possono essere di natura logopedica. Che cosa vuol dire? Lo scarso posizionamento della lingua oppure non la corretta posizione della lingua all'interno della bocca non permette di pronunciare alcune lettere nel bambino e quindi ci possono essere delle problematiche che vanno rieducate. Quando fate mettere un espansore palatale o un apparecchio al bambino, essendoci una barra di espansione laterale, la lingua non riuscirà più a toccare il palato nel giusto punto. Quindi quando toglierete l'apparecchio al vostro bambino, mi raccomando, portatelo da un logopedista per una rieducazione linguale. Questo è veramente importante, ok? Detto questo, io vi saluto. Se vi è piaciuto questo video, brevissimo, mettete un like qua sotto e mi raccomando iscrivetevi al canale. Ogni 2-3 giorni provo a mettere qualche video direttamente su questo canale e ad alcuni di voi probabilmente arriverà direttamente il link a casa. Ok, nel frattempo vi saluto, un abbraccio e mi raccomando, respirate. Rilassatevi. Ciao!